Nella lezione numero 9 affrontiamo le note simultanee o bicordi. Sono note parallele che vengono suonate contemporaneamente, come se fossero due voci distinte. Vi faccio ascoltare. Cecilia, facciamo insieme. 1, 2, 3. Avete sentito? Erano due note, due voci, le stavamo suonando insieme. Ora, un chitarrista da solo riesce lo stesso a riprodurre lo stesso effetto e per sentire una cosa simile ascoltiamo l'esercizio numero 60, che per il momento è semplicemente un lavoro sulle corde a vuoto. Lascio a voi l'esercizio numero 61. Continuiamo aggiungendo un basso alle due note e ascoltiamo l'esercizio numero 62. Lascio a voi l'esercizio numero 63. Bicordi si possono suonare anche con il pollice, quindi il pollice che suona contemporaneamente con una delle dita della mano destra. Questo ovviamente può creare qualche problema. Vi consiglio di fare una leggera rotazione del pollice ogni volta che avete da suonare le due note contemporaneamente, in questo modo. Bene. Lascio a voi l'esercizio numero 64 e invece Cecilia ci farà ascoltare l'esercizio numero 65. Siamo arrivati alla lezione numero 10. Beh, abbiamo già fatto un bel pezzettino di strada, per cui è arrivato il momento di riassumere un pochino quanto abbiamo fatto finora. Lasciamo a voi l'esercizio numero 66 e insieme facciamo il duetto numero 67, nel quale ritroviamo alcuni dei temi tecnici che abbiamo affrontato finora. Ma non è soltanto questo, perché in questo esercizio ci sono alcune cose, alcune novità che voglio segnalarvi. Per esempio, nella misura numero 6 trovate una figura ritmica che non è ancora apparsa finora ed è il sedicesimo rappresentato da una lineetta come l'ottavo con una seconda lineetta sopra. Trovate anche l'ottavo puntato. Ascoltate bene Cecilia quando farà questo movimento per imprimermi nella memoria il suo suono ritmico. E poi abbiamo nella misura numero 23 un primo salto dalla prima posizione alla seconda. L'indice non sarà più sul primo tasto, ma sul secondo tasto. Avremo un fa diesis, un sol e un la. Per la prima volta il mignolo va a toccare il quinto tasto. Ricordate che le posizioni sono indicate appunto dalla posizione del dito indice. Il dito indice sul secondo tasto indica la seconda posizione, sul terzo tasto la terza posizione, sul quarto la quarta. Bene, ascoltiamo insieme ora il duetto numero 67. La parte di basso, quindi di competenza del pollice, la farò io, la parte acuta la farà Cecilia. 1, 2, 3.